Finalmente abbiamo una data. È stato un periodo un po' particolare. La prima data che avevo dato era per questa settimana, ma sono successe un po' di cose e quindi la data sarà per la settimana prossima. Ma prima di dirvela vi faccio alcuni numeri per quanto riguarda la classifica che ho stilato, che ho stravolto un paio di volte e adesso ho quella ufficiale. Vi dico un po' di numeri. Per chi mi segue su Instagram queste cose già le sa, ma ve le do aggiornate e ufficiali. Allora, abbiamo 60 album divisi nelle sottocategorie e abbiamo appunto 5 top 3, 4 top 10 e 4 top 5, nonché 2 scontri diretti. 3 scontri diretti, scusate, in quanto riguarda le categorie ovviamente. E 5 album hanno vinto la propria categoria perché non avevano rivali. Poi vi posso dire che nella classifica ci sono meno album black metal classico che atmospheric black. Piccola curiosità, il miglior album black metal, quello che è arrivato primo, si trova in una classifica poco popolata. Il secondo e il terzo album della classifica sono della stessa categoria. Il miglior album italiano si trova in top 10. Tra l'altro questa cosa l'ho, per chi mi segue su Instagram sa che l'ho cambiata, perché non c'era arrivato sulla prima classifica che avevo fatto. C'è più di una top 10 di black metal italiano. Ci sono ben 16 gruppi italiani nella classifica. Orgoglio nazionale, che è una top 10 di album esordienti. Ne sono ben 11 e pensate che un paio di questi si trovano in top 10. Vi dico solo questo. Allora, poi c'è un'altra curiosità, che alcuni album magari più in alto in classifica si trovano nella relativa sottocategoria più in basso, ma perché c'è un motivo particolare che vi spiegherò quel giorno. Altri motivi per cui dovreste venire in live è perché ci sarà una cutscene, una scena tagliata che non sono riuscito a inserire nel video, nell'ultimo video, in poche parole, della recensione di Sinister Ghost. Ve la farò vedere in live. Ci saranno i migliori album votati da voi. Fate ancora in tempo a votarli. Vi lascio il video qui, così almeno sapete come fare, dove andare per votare, insomma. Ma soprattutto ci sarà finalmente l'uscita del primo singolo della mia One Man Band su mano, che avevo annunciato tempo fa, Atmospheric Black Metal Ambient da Cerveteri. Raga, non potete mancare. Il giorno e l'ora è giovedì 22 febbraio alle ore 9 su YouTube. Segnatele sul calendario, spargete la voce per sia le band italiane che verranno premiate, che adesso vi lascerò l'elenco qui, oltre a quelle italiane, di tutte le band che ci saranno, che saranno premiate, proprio perché magari se c'è qualche fan del black metal che non sa di questo evento, lo avvisiamo, così magari viene e conosce alcune band appunto che magari potrebbe non conoscere, dato che ci sono molti esordienti e molti esordienti sono arrivati anche alto in classifica, quindi potreste non conoscere tante band. Signori, giovedì 22 febbraio, ore 21 su YouTube, vi aspetto per i Black Metal Awards.